Che certo non fa male, lasciateci brindare ad una coppia eccezionale. Lasciateci brindare, perché ne siamo fieri. Sono due grandi amici veri. Sarà 8 parti. Però gli è piaciuto il pezzetto. Dai. Allora, c'è la scuola, c'è la Sandra che per la serata ha organizzato una gran tavolata. Con i piattini più che tanti lucciferi e bocconcini molto prelibati, tutto è perfetto, tutto in sintonia, qui si respira festa ed allegria, qui ci si sente ben accetti e rilassati come ospiti desiderati. Grazie Sandrina del tuo buon cuore, averti amica è per noi un onore. I tuoi inviti sono sempre graditi. Lasciateci brindare. Che certo non fa male. Eccetera. Poi no, c'era. Tu, caro Sandro, sembri un po' fiaccato. Sa che settimana hai passato. Che sposta il tavolo più a destra e quella sedia a sindra. Ma la maledetta me la ride perché non la conosco, ma tutto a me. Quando hai finito poi di sistemare, lei ti fa subito ricominciare. Lei ha cambiato idea, a più riprese tu la mandi dritta a quel paese. Ma poi ti metti un quale sul cuore, l'abbracci forte, le sussurri amore. Sandrina mia, tu sei la vita mia. Ho detto tu fai un viaggio su e giù, lo fai anch'io due. Ho preso tre cose, non so, non mi riesce. Sono arrivato a metà, tanto non c'è nulla da fare, te li porti in una maniera, a me non mi va bene. Lo sai, c'è stato un attimo che volevo buttarli via. L'ho posato questi tre e mi sono rimessa a guardare mia figlia. Perché non lui, ho detto, perché lui vero. Deve, siccome lui è un fatino, lui ne deve portare quattro, me li ha tutti posati. Non c'è una cosa che lui può fare. I miei non li porto quattro, non li ho preso tre. Me li ha tutti posati. Sì, li ho dovuti tutti sistemare, perché erano i fiocchettari, ma se non li porto... È inutile, se tu devi portare così li porto domani. Bravo, ma gli ho detto, guarda, non li portare, perché tanto... Sembrava te due alla volta.